Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti. In particolare le beatitudini sono proprio la Magna Carta della vita cristiana. Però qualcuno dirà: oggi valgono ancora queste beatitudini? Oppure non sarebbe opportuno attualizzarle per renderle più accessibile all'uomo di oggi? Mi permetto di fare qualche esempio. Primo esempio: beati gli spersonalizzati, perché sanno vivere e apprezzare la comunità. Questi non si sentono una massa di individui, semplicemente accostati l'uno all'altro. Oggi il proprio punto di vista e il giudizio personale sono indiscutibili e insindacabili. Conta solo quello che ciascuno pensa e gli interessa, la propria personalità, talvolta la propria utilità, va sempre affermata, si pensa e si dice, sempre, ad ogni costo. Quindi, beati coloro che non giudicano e non agiscono solo in forza del per me, ma si rifanno anche a un'autorità e hanno il senso del bene comune. Un secondo esempio: beato chi pecca, chi commette peccato, perché sperimenta la gioia di essere perdonato. La consapevolezza di aver peccato invita costui a rivolgersi umilmente a Dio per essere perdonato, cioè ricostituito nella grandezza divina di uomo. Sì, beato chi riconosce di commettere peccati come rifiuto responsabile della legge di Dio, il quale è sempre solo amore misericordioso. Quindi, chi non accetta lo psicologismo esagerato, che tenta di spiegare ogni comportamento in forza di pulsioni profonde e incontrollabili, o chi si adegua all'opinione del momento, chi non usa a sufficienza la propria testa per ragionare, valutare e agire responsabilmente. Con il beato Paolo VI direi: beato chi riscopre il senso religioso del peccato. E ancora un esempio: beati i disinteressati, perché sperimentano la speranza, virtù teologale.
vive unicamente per sé, per il proprio vantaggio, è capace di programmare un futuro ed è aperto alle periferie, direbbe Papa Francesco. Beato chi non consuma l'oggi solo per il proprio vantaggio immediato. Quindi, beato chi nutre e vive ideali alti e chi ha il senso escatologico finale della vita contro il concreto mortificante e contro il vivere l'oggi in un modo esaustivo, come se tutto dipendesse solo dalla soddisfazione, dal piacere del momento. Beati, ancora direi, beati gli incapaci, perché trovano moltiplicate le loro belle qualità in colui che è la verità e la vita. Ossia, beato chi non si adatta alla mentalità corrente dell'opinione pubblica ed osa dichiararsi contro. Contro chi? Contro che cosa? Contro la moda, non solo del vestito, contro la moda del pensiero dominante, dell'apparire, del risultato ad ogni costo, dell'esaltazione di sé, del guadagno. Quindi, beati anche quelli che insensatamente osano vivere per sempre la povertà, la castità e l'obbedienza, dice Gesù e la Chiesa, per causa mia. Cioè, vivere queste tre virtù solo per la gloria di Dio in Gesù. E concludo: beati voi quando, provi ciascuno a rileggere e a meditare più volte, almeno nel proprio cuore, le beatitudini di Matteo 5. E poi provi ciascuno a chiedersi: e io? Con onestà e con sincerità prova anche tu a scrivere le tue beatitudini di amico di Cristo, ma non così in un modo astratto o generico. Vero amico di Cristo oggi nella tua vita concreta, feriale, direi nella tua pelle. Finally, I want